Manifestano per la prima volta, chissà quanti sono i giovani arriva che manifestano corteo. Per la prima volta. Signora, tanti cortei, tanti giovani che manifestano per la prima volta. Qui vero? Oggi sì. Sì, tanti giovani che manifestano per la prima volta per la loro vita, per il loro futuro, esatto. Per la loro dignità, esatto. Per una società più dignitosa. È più giusta. È più giusta. A me mi commuove. Arriva il corteo. Eccolo. Una manifestazione pacifica. No, la crisi non la paghiamo! Persone che non hanno dignità, non hanno, perché vedi Scaiola adesso incomincia a fare i giochi dopo 2 anni, ci vuole prendere in giro, dice uno abita in una casa e non sa questa casa, io abito in una casa e non so che è mia, e mentre questi fanno i giochi la finanza internazionale, quindi questa persona qua non può continuare a essere lì. Guarda, se toccano i mensili, io sono il padre di un ragazzo che ha una disabilità, se toccano la cosa di accompagnamento, che io me la sto vendendo biggia per andare avanti, no? Io vado lì, non è più possibile continuare con questi qua, qua dovremmo essere ogni settimana qui, ogni settimana qui. Grazie. Siamo qui per dire un forte no alle banche. Per dire un forte no alla speculazione finanziaria e alla liquidazione della democrazia. Vogliono liquidare la democrazia con la scusa della crisi. Esatto. La crisi non l'ha provocata il popolo, nel 2007 l'hanno provocata le banche, gli speculatori finanziari, gli stati sono intervenuti per ripagare. 3.000, dopodiché, no, di più, sono 1.600 miliardi. Allora, dopo 4 anni adesso la si vuole far pagare ai cittadini. Questo è ingiusto, irresponsabile, significa liquidare la democrazia. Un forte oggi no. Il popolo italiano riprende parola. Grazie. Allora raga, questo striscione lo dobbiamo attaccare lì perché questa è la testa, la piena del confine. Poi mettiamo la palla. Attenzione, l'ambulanza, un attimo. Nino, al lato con lo striscione, al lato con lo striscione. Magari al contrario, guarda. Al contrario sì, è il messaggio. Bello. Ragazzi, questa missione è l'altra, prendiamo la palla in mezzo. Grazie.
Allora, Credazzi, una battuta. Il problema va affrontato in quanto tale, identificato e proposta una soluzione. La rabbia è tanta. La rabbia è tanta perché non si vede una via d'uscita, più che altro una prospettiva, perché i mezzi, le capacità ci sarebbero, ci sono sicuramente. L'importante è che non vengano stroncate sul nascere dalla stupidità del voler avere un vantaggio politico o economico nell'immediato. Ancora soldi per le banche? No. I soldi, a noi ci hanno detto che se la tua azienda non va bene deve chiudere. Se la banca non va, chiude. La banca deve tornare a fare raccolta sul territorio e distribuzione di fondi per l'investimento. All'economia reale. Esatto, quello va fatto. Si giri. L'economia reale sono loro, siamo noi, non sono le banche, non sono questi maledetti speculatori. Esatto, questa Bene. È la risposta. A me la maglia costale non me la metterei. Incazzatissimi! Bravi, per il vostro futuro. Per il nostro. Per il vostro futuro. Se ce l'avremo. Se ce l'avrete. Incazzatinieri forse ce la facciamo. Però se continuiamo a dare soldi alle banche per il vostro futuro, soldi Ecco, questo è un problema grosso. Ma parla chiaro lui, ha fatto un bellissimo discorso su Quinto Potere. Grazie. Grande, grandissimo. Grazie a te, grazie. L'altra parte, non l'avevo visto questa. La piazza è quasi piena, continua ad arrivare gente. Arrivare, la piazza è quasi piena. Un amico spagnolo. Hola. Olé. Allora, anche voi qui a Roma. Desde Valencia, a salvare il mondo, a ver si lo logramos salvare grazie. In Roma. Yeah. Grazie. Una grande manifestazione pacifica. Stanno via la Bicana, hanno incendiato dei cassonetti, però insomma gli ho detto che qui la piazza è tranquillissima, il corteo continua a muoversi. Il corteo non si capisce perché non entra dentro la piazza, di gente ce n'è tantissima. La piazza è quasi pronta, è quasi piena infatti la piazza. Che riempiono ancora via Le Manzoni e via la Bicana, quindi certo. Aspettiamo che arrivi, no? Bene, grazie, sì. Grazie. Si vede. Piazza piena. Vi dovreste togliere da qui o entrate in piazza, entrate dentro. Entrate dentro la piazza. Piazza piena. Per favore. E il corteo continua ad arrivare. Entrate. Ascolta. La piazza è così piena che la gente sfolla
verso Porta San Giovanni. Dove siete? Noi siamo qui.